Buongiorno, ho la faccia devastata perché è molto presto e in sta stanza c'è un casino nero. Quindi dobbiamo sistemarlo, ma prima dobbiamo andare a camminare. Ma aspettiamo un attimo perché non è ancora sorto il sole. Quindi finisco il mio tè, faccio due coccole a Matilda, che in realtà mi ignora, e poi andiamo. Sono tornata a casa, sono un po' devastata, ma dobbiamo sistemare. Cioè, questo è il bordello che lascio ogni volta che faccio delle live. Perché? E poi qui c'è tutta questa roba che era stesa e che devo sistemare, quindi niente, facciamo ste cose. Ho sistemato tutto. Oggi, oh mio Dio, oggi abbiamo un sacco di cose da fare. Devo fare un po' di lavoro normale. Devo assolutamente uscire a stampare delle cose, tipo autocertificazioni e robe così, fare delle foto tessera. Devo anche andare a spedire Roberto al vincitore dell'asta, che tra l'altro è Filippo. Ciao Filippo. Ti arriverà un Roberto, non so quando. E poi devo anche farmi il bullet journal di aprile. Prima che sia troppo tardi. Ce la faremo, chissà, però adesso partiamo dal lavoro normale. Ok, in realtà sono passate delle ore, parecchie ore. Nulla, mi sono truccata, adesso esco di casa. Perché devo andare a fare quelle commissioni che vi dicevo, tra cui le foto tessera. Verrò malissimo, già lo so. Sembro sempre tipo una persona che ha molto bisogno di dormire. Ma dobbiamo farle, quindi usciamo, bene. Yay, non ho voglia. One long angry line later. Raga, fail totale. Sono uscita per fare foto tessera, arrivata lì mi sono accorta che avevo scordato il portafoglio a casa. Niente, adesso non riesco perché non c'ho voglia, cioè veramente, c'è un caldo della madonna fuori. Collasserò da qualche parte perché mi si è sciolta la faccia completamente, io mi sto sciogliendo. Che fatica! Mentre mi riprendo dal caldo afoso, cioè praticamente sarei potuta uscire tranquillamente in pantaloncino e maglietta, manco fosse agosto inoltrato ed è, cioè neanche aprile. What? Comunque, nel frattempo che mi riprendo, stavo guardando un po' di idee per il bullet journal di aprile e ho trovato questa immagine che mi piace. Scusa. Ok, grazie. Ho trovato questa immagine qua con dei coniglietti dentro dei vasetti e poi delle uova di Pasqua qua intorno. Non lo so, mi sembra carino, però non so se riesco a disegnarlo perché è un po' più complesso delle cose che faccio di solito e che sono tipo veramente delle cagate. Io intanto l'ho salvato e poi vedremo. Però ci sono dei disegni troppo carini, ma io non li so fare. No vabbè, ma questo che cute. Sì, sono un po' basic, cioè che faccio aprire a tema Pasqua, però non l'ho mai fatto il bullet journal a tema Pasqua, quindi boh.
Allora, mi salvo anche questa, perché adesso che sto vedendo queste faccine di coniglietti con le carote, potrei fare il tema conigli barra uova di Pasqua e fare una paletta abbastanza colorata, però sempre molto pastellosa. Allora, sono arrivata più o meno a questa situazione. Cioè, non è il massimo, e sicuramente quando lo ripasserò sarà terrificante, però ci ho provato. E nel frattempo mi sono fatto dei pancake, così a caso. Ovviamente non li ho fatti veramente, io li ho comprati pronti, ci ho messo sopra solo sta roba. E niente, avevo fame, quindi pancake. Quindi niente, adesso finisco il bullet journal e poi vedremo. Salve, ieri è stato un po' un fail perché poi avevo troppe robe da fare e quindi ho detto no, ce la faccio a girare il video. Quindi vi ho abbandonati dopo la questione bullet journal. Niente, l'ho finito e adesso vi faccio un po' vedere come l'ho sistemato. C'ho sti capelli che, cioè, sembro tipo, non lo so, una bambina di 5 anni. Allora, la copertina, dai, è venuta bene nonostante tutto. Potevo fare di meglio, però ci ho provato. Poi ho fatto, vabbè, il solito calendario per i video. E nulla, qui ho messo, boh, tipo dei funfetti. E qui un disegnino molto basic. E poi ho fatto tutte le settimane con colori differenti per i vari giorni. La cosa che ho cambiato questa volta è che ho scritto in corsivo le cose. Male, però le ho scritte in corsivo. Perché non lo so, mi faceva più cosa cute. Comunque, a proposito di bullet journal, stavo pensando che dovremmo estrarre altre due missioni per il mese di aprile. Quindi adesso estraiamo le missioni e poi c'è una roba da farvi vedere. Stavo cadendo. Ah! Ok, ne sono uscite tre. Vediamo che cosa ha in serbo per noi aprile. Rifletti su cosa sta andando alla grande ora. Beh, mi sembra un ottimo esercizio. Ci sta. Pratica Shrin-yoku, il bagno nella foresta. Individua il parco e ti digiti in un bosco vicino, organizza una gita in montagna. Wow, questo è perfetto per me, che sono tipo la fan numero uno dei parchi. Magari potremmo andare ad esplorare qualche parco diverso. Wow. Durante questo mese guarda quattro film cult che non hai mai visto e se vuoi usalo come prossimo argomento di conversazione ad un evento sociale. Attenzione! Anche questo è adattissimo a noi, insomma. Ok, che vi ho detto che non parlerò più di cinema, però il cinema è stato tipo il focus top della mia vita, quindi adoro. Nel caso questo potremmo farlo insieme. Idea geniale! Secondo me possiamo organizzare dei watch together di quattro film cult. Dovremmo trovarne tipo che non abbiamo mai visto, però vabbè, cerchiamo tra i film cult. Tra l'altro io ho anche il libro dei film cult, quindi potremmo estrarli da lì. E ce li guardiamo insieme su Discord come facciamo con le Disney Movie Nights. Bellissimo! Devo pensarla bene, quindi poi vi farò sapere sicuramente su Instagram o in altri video qui sul canale. Sono bellissime le mission di questo mese. Comunque, volevo dirvi che mi sto conservando tutti questi elastichetti piccoletti perché sono un sacco utili quando ti fai le trecce. Grazie Kim, perché oltre alle mission ci dai anche elastici per capelli. Oddio, è super buio qua, però vabbè, ce lo facciamo andare bene. No, comunque volevo dire che l'altro giorno sono andata alla Lidl perché stavo cercando, vabbè, a parte fare la spesa, però stavo cercando uno di quei. Era una roba dove mettere dei fiori, vabbè. Non l'ho trovato, ma in compenso, sempre in quella zona lì per le cose da esterni, ho trovato delle cose molto simpatichelle, tra cui questi cosini qua che mi serviranno per quando partirò, per Flavio e compagnia bella, perché poverini se no me muoiono. E poi ho trovato sto coso. È un set per coltivazione. Quindi secondo me adesso possiamo fare questa cosa, cioè metterci a coltivare delle piantine. Perché no? Ok,
Ok, eccoci qui, ho creato questo angolino serra perché mi sembrava, no, a tema. E niente, allora apriamo dei vasetti, altri vasetti e una lancia in miniatura, nel caso, non so, dobbiate ammazzare qualcuno. Magari leggiamo anche le istruzioni così, no, sai com'è. Utilizzo, ok. Disporre i tre substrati. Cosa vuol dire? Non so cosa sia un substrato. Google? Aspetta, no, forse sono uno di questi cosi. Ecco, questi sono i substrati. Allora, uno, mettere sti cosi dentro l'acqua. Poi, si gonfiano. Non abbiamo i semi. Cioè, devo andare a comprare dei semi. Di cosa poi? Fail. 12 seconds later. Ce l'ho fatta! Allora, ho preso erbasilico, il rosmarino e la salvia. Bisogna bagnare sti cose e aspettare che si... Quindi io prendo questo e lo riempio. Non cadere. Ma voi vedete? No. Comunque, nel frattempo stavo ascoltando questo. È un podcast su Twilight. Lo so che in questo momento vi state ribaltando, state dicendo ma basta, però per chi fosse interessato è molto carino, lo fanno queste due ragazze che insomma erano delle fan di Twilight ai tempi, tipo nel 2008, e che adesso hanno tipo riscoperto la saga e cose così. E nulla, è molto divertente, sto ridendo tantissimo, sto ascoltando il primo episodio dove parlano della loro ossessione con Twilight quando erano piccole, tipo cose imbarazzanti che hanno fatto per via dell'ossessione per Twilight. Niente, mi fa molto ridere ed è bellissimo. In teoria ci siamo, devo tirare fuori sti cosi. Non so se devo strizzare la terra, non penso però. Poi devo prendere staffare e cioè fare tipo un buco. Oddio, allora questo è il rosmarino. Non capisco se sta funzionando o meno. Ma aspettate. Ok. Sono talmente piccoli. Qua mettiamo il basilico. I semi di salvia sono molto più grandi. Non so se si vede, ok. Vabbè, mettiamo. Ok. E niente, adesso in teoria vanno coperti così. E dobbiamo aspettare che crescano. Sarà meraviglioso. Ok, li ho posizionati qua e ho messo anche le etichette. E niente, c'è scritto di tenerli in un luogo luminoso, però non al sole diretto. E direi che qua davanti alla finestra vanno più che bene. E niente, sono gasatissima, non vedo l'ora che inizi a crescere qualcosa. Yay! Oh, scusa. Notiamo come sta crescendo piano piano la famiglia qua, cioè. Poi ovviamente ci sono anche loro, che però sono relegati in questo angolino, poverine, sono sempre distanti dagli altri. E a questo proposito c'è una nuova offerta di Colvin. Se acquistate fiori, piante, cose varie dal loro sito e utilizzate il mio codice sconto, potrete avere il vaso omaggio. Quindi al posto del solito 15% di sconto ci sarà appunto il vasetto omaggio dove potrete mettere insomma la vostra pianta o i vostri fiori. E nulla, appunto vale fino al 4, quindi approfittatene, vi lascio come al solito il link qua sotto. Sti capelli mi stanno facendo dannare. Ce l'ho fatta.
Quindi grazie mille per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti per i film cult da vedere, mi raccomando scrivetemelo qui sotto e poi ci organizziamo per fare le movie nights. Poi vi volevo aggiornare su una roba, perché tra qualche giorno parto per la Sardegna, torno là per Pasqua, quindi non so se riuscirò a caricare dei video, forse riuscirò a fare le live, ma non è detto, dipende dalla connessione. Quindi insomma, nel caso comunque vi aggiorno su Instagram come sempre. E nulla, grazie ancora per aver visto questo video, spero di avervi fatto compagnia. E nulla, ci vediamo, ciao!